25 gennaio. Confermava la parola con i segni che la accompagnavano. San Paolo è il più grande miracolo operato da Gesù dopo la sua gloriosa risurrezione. È un miracolo per folgorazione, fusione istantanea, immediata ricostruzione secondo il cuore di Dio Padre, immersione nella pienezza della verità, illuminazione e dono dell'intelligenza delle scritture antiche. Ecco come lui stesso racconta il miracolo. Fratelli e padri, ascoltate ora la mia difesa davanti a voi. Quando sentirono che parlava loro in lingua ebraica, fecero ancora più silenzio, ed egli continuò. Io sono un giudeo nato a Tarso, in Cilicia, ma educato in questa città, formato alla scuola di Gamaliele, nell'osservanza scrupolosa delle leggi dei padri, pieno di zelo per Dio, come oggi siete tutti voi. Io perseguitai a morte questa via, incatenando e mettendo in carcere uomini e donne, come può darmi testimonianza anche il sommo sacerdote e tutto il collegio degli anziani. Da loro avevo anche ricevuto lettere per i fratelli e mi recai a Damasco per condurre prigionieri a Gerusalemme, anche quelli che stanno là, perché fossero puniti. Mentre ero in viaggio e mi stavo avvicinando a Damasco verso mezzogiorno, all'improvviso una grande luce dal cielo sfolgorò attorno a me. Caddi a terra e sentii una voce che mi diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Io risposi: «Chi sei io, Signore?» Mi disse: «Io sono Gesù il Nazareno, che tu perseguiti. Quelli che erano con me videro la luce, ma non udirono la voce di colui che mi parlava. Io dissi allora: «Che devo fare, Signore?» E il Signore mi disse: «Alzati e prosegui verso Damasco. Là ti verrà detto tutto quello che è stabilito che tu faccia». E poiché non ci vedevo più a causa del folgore di quella luce, guidato per mano dei miei compagni, giunsi a Damasco. Un certo Anania, devoto osservante della legge e stimato da tutti i giudei là residenti, venne da me, mi si accostò e disse: «Saulo, fratello, torna a vedere». E in quell'istante io vidi. Egli soggiunse: «Il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e ad ascoltare una parola dalla sua stessa bocca, perché gli sarai testimone davanti a tutti gli uomini delle cose che hai visto e udito. E ora perché aspetti? Alzati, fatti battezzare e purificare dai tuoi peccati, invocando il suo nome». Dopo il mio ritorno a Gerusalemme, mentre pregavo nel tempio, fui rapito in estasi e vidi lui che mi diceva: «Affrettati ed esci presto da Gerusalemme, perché non accetteranno la tua testimonianza su di me». E io dissi: «Signore, essi sanno che facevo imprigionare e percuotere nelle sinagoghe quelli che credevano in te, e quando si versava il sangue di Stefano, tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo, e custodivo i vestiti di quelli che lo uccidevano. Ma egli mi disse: va, perché io ti manderò lontano, alle nazioni». Di nessun altro santo si celebra il giorno della sua conversione, folgorazione, inizio della sequela dietro Gesù. Celebrando Paolo, la Chiesa intende oggi celebrare la libertà di Cristo Gesù in ordine alla sua stessa Chiesa. Gesù agisce nella Chiesa e fuori di essa, ma sempre per essa. Agisce fuori per dare splendore in essa. La Chiesa è il cuore stesso di Gesù, è sempre Lui. Cerca anime fuori per renderla splendente nel suo interno, facendola divenire missionaria, vera annunciatrice e testimone del Vangelo. E disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono
e predicarono dappertutto mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Possiamo ben dire che San Paolo è strumento della Chiesa, ma non un suo frutto. Egli è frutto di Cristo, dello Spirito Santo, frutto della verità e della grazia, frutto di un continuo aiuto e sostegno dello Spirito Santo che mai lo abbandona, sempre lo muove, indicandogli la via della missione tra le genti. È questo il giorno della Signoria di Cristo sull'intera umanità. La sua grazia è tanto grande da trasformare un persecutore in un grande missionario del Vangelo. Mai nella Chiesa è sorto missionario più grande di Paolo. Lui veramente spese tutta la sua vita per il Vangelo e tutto ha fatto per esso, per guadagnare qualcuno a Gesù Signore. Vergine Maria, Madre della Redenzione, angeli, santi, fateci veri missionari di Gesù. Thank you.